film che entrava già nel merito di molte delle cose che volevo porre all'interno di questa discussione, a partire dal fatto che penso che tutti noi, io sono un studente precario e militante del centro sociale del Pedro qui a Padova, e già settimana scorsa quando era uscita la convocazione di questa assemblea volevamo partecipare a questo ambito di discussione, ma sicuramente dopo l'assemblea di sabato a Bologna anche noi ci veniamo con molta più spinta propositiva, ci veniamo con una speranza tra virgolette in più e una convinzione in più, cioè quella che appunto questo spazio l'abbiamo letto immediatamente come l'occasione di diventare quello spazio territoriale di discussione, di apertura di un percorso appunto a difesa dell'articolo 18 per la rivendicazione del reddito, verso lo sciopero generale, sociale, diffuso, generalizzato, chiamiamolo come vogliamo, ma che anche guardi immediatamente oltre, guardi alla possibilità che a partire dai territori, dalla connessione di figure differenti anche all'interno dei territori, si sia in grado di costruire un'alternativa al governo dei tecnici, al governo dei finti tecnici, perché poi, come ci siamo detti più volte, abbiamo a che fare con un governo molto più politico di quello che pensiamo. Per questi motivi appunto siamo convinti che attraversare questo spazio e il fatto che questo spazio diventi immediatamente la proposta di una continuità di percorso sia fondamentale. Una proposta che vada appunto, parta dalla composizione che è qua dentro, ma che sia in grado già nei prossimi giorni di allargarsi, che sia in grado di andare nelle facoltà, andare nelle fabbriche, andare nei posti di lavoro, andare ovunque esistano appunto un nostro intervento, una nostra presenza. A dire anche una cosa molto semplice, io parlo per esempio per l'università, per me è inutile oggi fare qua un intervento tra virgolette che vada a spiegare cos'è i problemi che oggi con l'applicazione della riforma Gelmini si vivono all'interno dell'università. Perché secondo me oggi parlare dell'articolo 18, parlare dell'attacco all'articolo 18, significa immediatamente parlare anche delle problematiche che io vivo come studente. Ed è questo quello che deve essere in grado di fare anche attraverso il mio intervento all'interno degli spazi che vivo nella mia quotidianità. Spiegare agli studenti che partecipare ai precari, ai giovani, che partecipare a un ambito di discussione come questo non è andare in una cosa che non ci appartiene, andare ad esprimere quella famosa solidarietà che parlava Maurizio all'interno dell'intervento di sabato, ma è andare ad esprimere un percorso di compartecipazione, una cosa che riguarda in primis anche noi. Questo deve essere quello che secondo me dobbiamo essere in grado di costruire a partire anche da questi spazi. Sulle proposte che emergevano, logicamente non possiamo che essere d'accordissimo e lavorare tutti insieme e metterci a nostra completa e totale disposizione nella costruzione, nel percorso di costruzione dello sciopero generale. Perché penso che sia una cosa, guardando anche quello che sta succedendo a livello europeo, tra le altre cose Vilma parlava di Francoforte, noi stiamo tentando anche di costruire un investimento di partecipazione alle giornate di Francoforte. E per cui guardando anche all'Europa, quello che sta succedendo in Europa, penso sia fondamentale appunto il fatto di costruire uno sciopero che non sia la rappresentatività di una giornata di corteo nazionale, tra virgolette, a Roma, ma che sia una giornata che entri nel vivo delle contraddizioni della società e del mondo in cui viviamo. Per cui una giornata che sia in grado di esprimere i blocchi diffusi all'interno delle città, che sia in grado di esprimere una territorialità e un percorso, tra virgolette, che sia veramente incisivo, che dica anche al famoso governo del 68% di consenso, che non è vero, non ce l'ha, che devono andare a casa appunto, e che l'alternativa non può che partire da spazi, appunto sicuramente non solo qua a Padova, ma che se dappertutto sono in grado di proporsi e prodursi spazi come questi, può partire solo da elementi come questo genere di percorsi. A questo aggiungo la data del 20 maggio, tra le altre cose sarà proprio giusto al ritorno da Francoforte, per cui arriveremo anche carichi da questo punto di vista, e penso sia una data molto importante da costruire tutti insieme, e anche la data del 1 maggio che veniva proposta, perché è una vergogna questa appunto, già le aperture domenicali ci hanno visto protagonisti nella costruzione di una serie di scadenze che abbiamo fatto in centro, nei vari luoghi che la domenica tenevano aperto, e penso che l'affronto sul 1 maggio sia veramente una presa
una presa in giro allucinante da questo punto di vista. Una presa in giro, oggi leggevo l'articolo sul Mattino, anche quello che diceva la CISL, per esempio, diceva no allo sciopero perché uno che lavora la domenica prende il 100% in più di quello che prende durante un orario normale. Certo, ma se adesso ti stanno firmando il fatto che non esiste più nella forma contrattuale la retribuzione festiva, o il fatto delle dimissioni in bianco, per cui dicono uno è libero di rifiutarsi, certo, ma se io ho firmato le dimissioni in bianco al momento della firma del mio contratto, nel momento in cui mi rifiuto possono tranquillamente lasciarmi a casa il giorno dopo. O come la questione degli studenti, dove adesso, onestamente, io lavoro la domenica, adesso in altri ambiti, però non è, il problema, al di là del fatto delle aperture domenicali in sé, secondo me torniamo anche al problema iniziale che veniva discusso, è sulle forme di garanzia e di diritti che vengono messi in campo nei confronti di una persona, perché uno studente è logico che accetta di lavorare la domenica durante un giorno festivo se per prendere due soldi per potersi pagare un'università che aumenterà le tasse, che non garantisce più nessuna forma di diritto, ma lo farà dentro questa logica per 4 euro l'ora. Cioè, nei giornali, 4 euro l'ora è una presa in giro allucinante che sempre di più va in quella direzione, appunto di disegnare un mondo di appiattimento e rifiuto dei diritti e di annientamento delle condizioni di dignitosità della vita di una persona. Per cui da questo punto di vista penso sia importante anche il 1° maggio portare in piazza e andare anche, se siamo d'accordo tutti insieme, costruendolo tutti insieme, a bloccare quei negozi che il 1° maggio decideranno di tenere aperto. Proprio per tutti i ragionamenti che facevamo, è inserito dentro questa campagna, dentro questo percorso verso lo sciopero generale, perché non lo vedo come una cosa diversa e diversificata. Faccio anche una proposta, la butto lì. Secondo me sarebbe anche importante che oggi, se siamo tutti d'accordo su questo elemento, che diventi l'inizio di un percorso, si possa anche uscire da qua raccogliendo per esempio le mail e creando un sistema di comunicazione anche tra di noi che ci permetta di riconvocarci, come proponeva prima Nicola, di qui a breve per essere in grado appunto di continuare e andare e proseguire in questo percorso. Basta, chiudo con un'ultima cosa, dicevo prima, mi sono presentato come studente precario, però in realtà io leverei dalle presentazioni questo genere di affermazione per un semplice motivo, anche questo lo stiamo dicendo da tanto tempo, però penso che anche questo sabato sia emerso con forza. Ormai la presentazione di precario la posso fare io, la fa Nicola, ma dovrebbero farla anche Stefano e Silvestri, perché come dicevamo appunto la precarietà non è più un qualcosa che è rimandabile a una tipologia di contratto lavorativo che firmi, ma è una condizione di vita che ci stanno costruendo attorno, che invade tutti gli ambiti in cui noi viviamo e dove hanno reso tutti, dall'imprenditore che si suicida perché non sa più come arrivare a fine mese, allo studente che firma appunto per lavorare la domenica al PAM, precari nel senso pieno, intrinseco della parola e della vita dell'individuo. Grazie.